cui una è lenta, l'altra è veloce, una è privata, la ricarica notturna la faccio in casa mia o nella sede della mia azienda, perciò sul terreno mio, su un caricatore che uso solo io, mentre quell'altra per definizione o quasi per definizione è pubblica, mi fermo a una stazione di servizio che usano tutti. La prima usa una tecnologia diversa, l'avete visto anche nelle slide di Enel, tipicamente in corrente alternata, mentre la seconda usa tecnologie in corrente continua. Non stiamo parlando di differenze enormi, però le macchine fisicamente non sono le stesse, cioè il caricatore fisicamente non è lo stesso, non c'è un caricatore che fa entrambe le cose. L'ultima differenza, che sarà un po' banale se vogliamo, ma parliamone, abbiamo già detto, un caricatore in corrente alternata costa meno di 1000 euro, un caricatore in corrente continua ne costa 35.000 in opera, per cui stiamo parlando di livelli di capitale, di investimenti radicalmente diversi. Allora, mettendomi nei vostri panni di divulgatori, quando si dice 20.000 colonnine, 30.000 colonnine, si dice una cosa che è una generalizzazione, perché devo dire quali colonnine. 30.000 colonnine da 1.000 euro sono 30 milioni, 30.000 colonnine da 35.000 euro sono 100 milioni. Ok? Per cui è molto, molto diverso.